Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è la settimana, no, la prossima sarà la settimana di Pasqua, non so, è la settimana di Pasqua, si può dire che è la settimana di Pasqua. Comunque domenica è Pasqua, lunedì è Pasquetta, quindi oggi è uscito i nostri sconti sono usciti in generale, anzi ieri sera sto facendo un casino. Allora, ieri sera sono usciti i nostri sconti dei programmi, quindi andate a buttare un occhio, link qua sotto in descrizione, e oggi è uscita la nostra offerta per l'abbonamento di Rhino Nation. Ce l'avete chiesto da tantissimo tempo, non facciamo mai offerte sugli abbonamenti a Rhino Nation, l'abbiamo fatto soltanto al momento del lancio, però visto che è Pasqua, visto che tanti ci supportano in generale, visto che lo volete veramente tanto, abbiamo detto dai, facciamo anche questo piccolo regalo, anche perché in realtà di questo periodo volevamo far uscire l'app, in realtà per altre feature che abbiamo inserito nell'app abbiamo posticipato il tutto, quindi abbiamo detto ok dai, inseriamo adesso le offerte per l'abbonamento. Quindi Rhino Nation è un abbonamento, e questo ci porta al motivo del video di oggi, perché in realtà più o meno di questo periodo volevamo far uscire quella che è l'app, in realtà per l'inserimento di feature l'abbiamo posticipato, quindi tutto questo ci siamo resi conto che non abbiamo ancora fatto un video in cui parliamo di che cos'è Rhino Nation, com'è strutturato, non vi abbiamo ancora portato all'interno del portale. Questo video è tragico, veramente, sto dal peggio di me. Quindi sì, non vi abbiamo ancora portato all'interno del portale, perché di base volevamo fare quando era tutto completato, però in realtà ci sono accavallate un sacco di idee, ci abbiamo in mente tantissime cose, implementeremo tantissime cose, quindi senti, io faccio adesso, vi faccio un video, vi porto con me, andiamo a fare un giretto, vi faccio vedere che cos'è Rhino Nation, con una premessa, che questo è soltanto l'inizio ragazzi, questa è soltanto la base, la versione proprio 1.0, arriveremo alla 10.0 probabilmente, la versione X, 12.0, andremo proprio lontani, perché abbiamo tantissime idee, però per tutti quelli che vogliono salire adesso in barca, vogliono supportarci sin dall'inizio e vogliono godersi tutte le i video inediti, tutte le feature che adesso andremo a vedere, ma soprattutto per tutti quelli che si chiedono ma che è su Rhino Nation? Perché ogni volta ci dici questo è su Rhino Nation, quest'altro è su Rhino Nation, no, ma queste cose le spiego meglio su Rhino Nation, perché là va più nello specifico su Rhino Nation, perché su Rhino Nation c'è questa cosa, ma che cos'è, cioè che cosa trovo io realmente su Rhino Nation? Sembra che trovo tutto, il Sacro Graal, effettivamente trovi il Sacro Graal, cioè il dorato del bodybuilding, però voglio vederlo un minimo con mano, e quindi andiamo a vederlo con mano. Questo video vi porterò con me, andiamo in giro a vedere un po' che cosa si dice all'interno del forum, nei meandri di Rhino Nation, e niente, quindi colleghiamoci. Ok ragazzi, allora vi faccio vedere quello che è Rhino Nation, e per farlo vi porto con un mio secondo profilo che mi serve perché, come vedremo, ho il profilo con i superpoteri. Poi vi faccio vedere che cosa intendo. Allora, partiamo subito da... questa è la dashboard, la nostra dashboard, quindi dove arrivate. Qua avete gli ultimi feed in generale, qua avete i migliori video del mese, tra parentesi questo video di deadlift dovete vedervelo, perché 5 minuti di deadlift qua sono stati veramente bestiali. Qua sotto i vari award che ho guadagnato, poi altre cose della community, insomma, dashboard abbastanza basic, ci avete un po' tutto quanto. Prima cosa che vi faccio vedere, vabbè, il profilo adesso consta soltanto della profile, foto e la cover. La cover non l'ho messa, quindi era al 50%, poi inseriremo altre cose se da inserire quando ci sarà qua l'opzione di trovare il coach, quindi ci sarà una vera e propria ricerca dei coach, perché la nostra company qua ha come è una società di formazione, quindi andremo ad inserire tutti i coach che si qualificheranno come coach secondo i nostri standard che abbiamo imposto noi. Comunque, su quello arriveremo. Per cui, adesso il profilo è molto basic, ma sarà molto più complesso. Ora, detto questo, iniziamo a navigare e vediamo che si dice. Prima cosa, i video. Come detto, questo è molto basic di video che faccio, perché ci sono un sacco di cose da inserire ancora. Allora, questi sono i nostri video, sono tutti video inediti, cioè non li trovate da nessun'altra parte, sono privati. Come vedete, il grosso sono video workout, ci sono video anche sull'alimentazione, su altri argomenti adesso ci arriveremo, e ci sono i video nostri, video dei nostri atleti, degli atleti che arriveranno ovviamente metteranno i propri video qua. Come vedete, potete navigare anche semplicemente qua, quindi andare a vedere tutti i video di allenamento, quindi non in cui mi alleno ma in cui si parla di allenamento, i video sull'alimentazione, workout, che questi che vedete, integrazione, lifestyle, pets e agonismo, quindi c'è un po' tutto quanto. Poi arriveranno altre categorie, ma non voglio spoilerarvi niente per ora. E per quanto riguarda i video, poi è abbastanza semplice, ci cliccate e li visualizzate, è veramente molto molto basic, potete commentare sotto, eccetera eccetera. Ora i video, zompiamo i log. I log, potete creare il vostro log, adesso vedremo di che cosa si tratta. Questi sono i log precedenti e questi sono i log attuali dei nostri atleti,
quindi di nuovo ci sono i nostri, poi quelli degli atleti che arriveranno, gli atleti attuali, eccetera. Il log è sostanzialmente tutto quello che facciamo, quindi l'alimentazione, l'allenamento, ogni singolo allenamento viene inserito, ogni singola scelta di integrazione viene inserita, e come vedete è strutturato come se fosse un topic, quindi le persone possono interagire. Cosa molto carina per quanto riguarda l'interazione, qua ci sono i like, come vedete, per quanto riguarda l'interazione, quando si scrive un commento, il commento compare qua, non compare come altro post, quindi non è uno sotto all'altro. Questo rende molto più chiara l'interazione in generale. Quindi, come vedete, io ogni allenamento lo commento sempre, lo scrivo, ci sono interazioni di domande, qua Nicolò ha fatto una domanda peraltro piuttosto interessante, metto il like per il grazie. Quindi niente, questo è il log e ne avete uno per ogni atleta, e potete creare il vostro, quindi condividere con tutti quanti i membri della community il vostro percorso. Noi ogni tanto andiamo, buttiamo uno sguardo e insomma interagiamo. Alcuni log sono molto interessanti, questo di Manuel per esempio è una relazione atletica, quindi di ultra endurance insieme al bodybuilding, quindi anche questa è molto molto interessante. Insomma, potete partecipare e essere attivi sulla community. Andiamo invece a vedere quelli che sono i forum. Forum di allenamento, nutrizione, supplementazione e pads, quindi che vanno a coprire tutto quanto. Qua sono thread che voi potete aprire, noi ci passiamo bene o male tutti i giorni a controllare e se le persone non rispondono iniziamo a commentare noi, oppure se qualcuno ha risposto o diciamo la nostra se abbiamo qualcosa da aggiungere, oppure semplicemente mettiamo un like, quindi andiamo a coprire tutto quanto e controllare tutto quanto quello che succede nel forum, bene o male ogni giorno. Magari ecco, il sabato e la domenica non ci siamo proprio appiccicati, però bene o male. E qualsiasi dubbio voi abbiate, trovate qua uno spazio in cui veramente ragazzi, i ragazzi che intervengono e commentano sono veramente molto preparati, cioè il livello è generalmente molto molto alto, quindi trovate tante persone oltre a noi che sono in grado di darvi tante spiegazioni e condividere magari la loro esperienza, quindi è un forum veramente attivo, veramente molto molto interessante. Articoli. Ora, noi per scelta abbiamo preferito puntare molto sui video piuttosto che sugli articoli, però i pochi articoli che scriviamo li carichiamo qua per avere insomma un database, perché vuole leggersi qualcosa, insomma andate, ve li trovate, sono un pochetto, vi potete sbizzarrire. Ora, passiamo al fiore all'occhiello che è l'Academy. Ora, per quanto riguarda l'Academy, precisazione importante, l'Academy in realtà è una serie di corsi, il discorso è che siamo ancora al primo corso, che è Bodybuilding livello 1, però arriveranno tanti altri corsi, corsi di Bodybuilding livello 2, livello 3, eccetera, corsi di yoga, per esempio, e il prossimo corso che sta per uscire è un corso sul coaching, quindi come strutturare il proprio business di coaching, quindi questa ovviamente è tutta la sostanza che deve sapere un Bodybuilding coach, però ci sarà anche tutto il discorso un po' più strutturale a partire dagli obblighi fiscali, legali, proprio come strutturare il business, con qualche tip ovviamente per quel che possiamo dare anche su come avere tra virgolette successo, aumentare il proprio income eccetera. Comunque torniamo al bodybuilding, questa è la panoramica del corso, quello che vi dicevo, i superpoteri. Normalmente non potete navigare tra tutti i video così come sto facendo io, ma dovete prima concludere il video lo concludete andando a inserire completo, quindi voi andate a vedervi il vostro video, adesso è il quarto, il Resistance Profile che vedete qua, qui la spunta è in grigio, io metto completo, ok, ho finito di vedere il mio video, l'ho completato, lo vado ad inserire. Il mio internet è straordinariamente lento ragazzi, però è il mio, normalmente è più veloce, e come vedete la spunta è verde. Quando finite tutti i video dovete fare il quiz, dovete per passare al modulo successivo. I quiz non sono semplici ragazzi, cioè abbiamo un rating di fallimento abbastanza ampio alla prima botta, quindi non sottovalutateli, guardatevi bene tutti i video e cercate di capire tutti i concetti per bene. Questo è il corso di bodybuilding, modulo 1 generale, il modulo 2 dedicato ai singoli esercizi e ai singoli distretti muscolari, scusate, quindi primo video sul distretto muscolare, il secondo gli esercizi per quel distretto muscolare, i migliori esercizi, perlomeno da un punto di vista generale, quindi qua vado a caricare tutti gli altri episodi. Il modulo 3 è dedicato alle variabili, parametri dell'allenamento, quindi tutti i concetti riguardo alla programmazione, sono parecchi episodi qui, sono più di 40, poi vado a vedere nuove sezioni. Il quarto modulo dedicato alle tecniche di intensità, il quinto che è in corso dedicato a programmazione e periodizzazione dell'allenamento, e questo è quello in corso. Quindi questa è la panoramica della nostra Academy, generalmente, del nostro, scusate, corso di bodybuilding, però l'Academy avrà tante cose in più.
L'ultima cosa che vi faccio vedere, senza rubarvi troppo tempo, perché qua abbiamo il sistema di notifiche e il sistema di messaggi, quindi qua non ho niente perché di nuovo il mio profilo per più come admin. Per quanto riguarda i messaggi, come vedete non ho ancora messaggi, però è un plugin di messaggistica abbastanza standard e semplice da utilizzare. Abbiamo pure gruppi, però non voglio dilungarmi, quello che voglio farvi vedere sono altri due cose. Il primo webinar, qua potete accedere ai nostri webinar, e ne facciamo uno al mese, come vedete siamo partiti da gennaio, febbraio, marzo, adesso dobbiamo fare quello d'aprile. Argomenti differenti, sono webinar che durano dalle 2 alle 3 ore, in base a quanto le persone interagiscono. Live, ci mettiamo tutti insieme, chiacchieriamo tutti quanti di un certo argomento, noi presentiamo la lezione, tra virgolette, però è bello perché le persone possono partecipare, proprio una conversazione, poi alla fine diventa. Ognuno dice la sua, riporta i propri casi, quindi ci si dedica tanto tempo, cioè rispetto a quella che è una live su Instagram in cui si dà una risposta abbastanza succinta, qui sul webinar ci si sta proprio tanto tempo sugli argomenti e vengono compresi veramente al meglio dalle persone. Ora, se non riuscite a vederli live i webinar, c'è la possibilità di andarveli a rivedere andando su questa pagina, ci sono i vari records. Ora, per quanto riguarda questi qua, eccoli qua, li trovate tutti quanti i nostri webinar, li potete trovare e prendere il nostro Rhino Shop, che trovate pure qua, il Rhino Shop. Eccoli qua, li potete aggiungere al basket e comprarli. Però attenzione, questo prezzo che vedete è un prezzo fittizio, perché non sono 50 pound, ma in realtà sono 50 Rhino Gemme. Non so se li chiameremo Rhino Gemme, qualcosa del genere. Comunque, sono delle gemme. Ecco qua, io come detto ho i superpoteri, quindi ho tutte le skill al massimo, no? Quindi come su The Sims quando scrivi Caplaucius e ti arrivano un sacco di soldi. Mi ricorda tipo Final Fantasy X alla fine, quando potenzi, fai tutta la sferiogramma e potenzi i tuoi personaggi, che fa tutto 9999 all'infinito. Allora, questo è il mio ranking, su questo torneremo in altri video perché ci servirà quando per l'appunto ci sarà il feature di essere inserito come coach, e là il ranking sarà fondamentale per essere indicizzato al meglio, quindi sostanzialmente trovare più persone. Tra parentesi, la ricerca coach sarà libera, non sarà soltanto all'interno del portale, ma sarà open, quindi indicizzata SEO e open per tutti quanti, quindi auspicabilmente quando le persone googleranno personal trainer, coach, eccetera, comparirà questa ricerca coach. Quindi questo è il ranking, però ci torneremo. Questi sono i punti. Come guadagno i punti? Partecipando al forum, quindi facendo il primo topic, la prima reply, facendo altri topic, intervenendo, ottenendo like dalle persone, eccetera eccetera. Quindi più partecipo al forum più guadagno punti, e questi punti sono esattamente i pound che io posso utilizzare per poter interagire con le persone, per poter comprare i webinar. Quindi questi sono 50 punti in realtà, e con i punti, quindi i webinar sono gratuiti, tra virgolette, dovete pagarli tramite la vostra partecipazione al forum. E i punti serviranno per tante altre cose che inseriremo qua nello shop, che sono gadget, insomma cose abbastanza carine che potete prendere, però anche questa è una cosa che dobbiamo ancora implementare. Ultima cosa, il supporto non ve lo posso aprire perché se lo apro mi apro tutti i ticket, che sono logicamente coperti da privacy, però se avete bisogno di qualcosa potete cliccare qua sul supporto e aprire un ticket, quindi è molto semplice da questo punto di vista, oppure contattarci per qualsiasi cosa. Quindi niente ragazzi, questo era Nonation, è il primo tassello che noi abbiamo messo per questo progetto. Da qua ci saranno tantissime implementazioni, abbiamo tantissime cose da inserire ancora, quindi state connessi, e se volete salire in barca salite adesso, così vi groderete veramente tutto il percorso, e logicamente se il progetto vi interessa salite in barca anche per dare il vostro incentivo, dare il vostro supporto e permetterci di raggiungere tutto quello che vogliamo raggiungere il prima possibile, quindi inserire tutte le feature, i plugin e tutte le altre cose che vogliamo inserire il prima possibile. E logicamente se avete consigli scrivetelo qua sotto nei commenti, qualcosa che vorreste vedere, qualcosa che vi piacerebbe avere su un sito che è un unicum in Italia, quindi qualsiasi cosa scrivetela qua sotto nei commenti, così vediamo di implementarla. Io con questo vi ringrazio e ragazzi vi auguro una buona settimana di Pasqua e una buona giornata in generale.